presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Salvatore Ingoglia, della comunità ecclesiale che è in Castelvetrano. Eccomi. Giuseppe Vecchio, della comunità ecclesiale che è in Palma di Montechiaro. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso chi ne ha curato la formazione negli anni passati e presso il popolo santo di Dio, posso attestare con serenità che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Stiamo celebrando questo rito di ordinazione nella ricorrenza liturgica dell'Annunciazione del Signore. Maria è la prima credente, il modello del credente. Sant'Agostino scrive di lei: Maria ha concepito prima nel cuore che nel grembo. Il Papa Francesco commenta: Maria ha concepito prima la fede e poi il Signore. Diacono, già sapete, sappiamo, è un termine greco usato nel Nuovo Testamento che significa servo. Ora, nella pagina che abbiamo ascoltato del Vangelo, abbiamo, a mio avviso, tre diaconie, tre servizi: il servizio di Maria, quello dell'angelo Gabriele, il servizio di Dio, della Santissima Trinità, che servizio sorgivo di ogni altro servizio. Maria è serva, così lei si definisce. In che cosa consiste il servizio di Maria? Nel fare qualcosa per qualcuno? Una sorta di servizio part-time, a tempo determinato, che includa nel contratto i giorni liberi? Maria non fa la serva, Maria è serva, perché servire Dio è servirlo sempre a tempo pieno, o tutto o niente. Non è fare qualcosa per Lui. Servire Dio non è fare il servo, fare il diacono, ma essere diaconi, essere servi. Servire Dio nella Chiesa, cari Salvatore Giuseppe, ci ricorda Maria di Nazareth, e servirlo non solamente entro la cornice solenne, bella, di una liturgia come questa, e anche servire l'altro, l'altra. E subito Maria prende anche un nome, l'altro, da servire, Elisabetta. Servire l'altro entro il perimetro del quotidiano, che spesso però è poco poetico ed è anche poco profumato di incenso, perché servire è portarsi addosso, è l'espressione che ha usato Papa Francesco, l'odore delle pecore. Si tratta dei suoi figli e delle sue figlie, che non sono nostri. Nulla è nostro, nulla. C'è anche un'altra diaconia, quella dell'angelo Gabriele. L'angelo, ci ricorda Gregorio Magno, angelo indica non l'essenza, quanto la loro funzione. Il servizio degli angeli e di conseguenza
vostra diaconia consiste nell'essere annunciatori, non di cattive notizie, ma del Vangelo, ossia della buona notizia. E questa buona notizia tra poco vi verrà consegnato all'Evangeliario, accompagnato da parole importanti. Non dimenticate mai Cristo, la nostra speranza è risorto. In Lui per sempre il male che ci abita dentro, attorno, e il male insieme alla morte sono vinti, vinti. Il servizio, la diaconia dell'angelo è trasparenza della diaconia di Dio, il quale si pone a servizio dell'uomo, non donando cose, ma donando se stesso. Teresa di Lisieux, in una delle sue poesie, l'ultima pare, sapete, scrive quel breve pensiero: amare è donare tutto, è donare se stessi. E donare se stessi è più di donare tutto, perché il tutto riguarda le cose, se stessi riguarda noi. Questo è il mistero di Dio che si fa diacono, del Dio che è diacono, servo per amore, servo dell'amore che è la sua essenza più profonda. Dio è amore, ci dice Giovanni. E l'amore vero si traduce in servizio. E un'ultima considerazione. Salvatore Giuseppe, Maria, a chiusura della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, dice di sé all'angelo: avvenga con gioia a me. Siate diaconi, servi gioiosi, rimaniamo gioiosi. Incontrerete prove e difficoltà dentro di voi e fuori di voi, ma sappiate che servire Gesù, il Signore risorto, è fonte di gioia e di vita. In Lui vincerete gli ostacoli che il quotidiano, che il maligno cercheranno di porvi e di frapporvi. Ma Gesù è risorto, è vivo, non ci lascerà mai soli. Cari Salvatore Giuseppe, sentirete il Signore dirvi nel vostro cuore: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Auguri. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede, per annunziarla con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Voi che siete pronti a vivere nel celibato, volete in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli, a servizio di Dio e degli uomini? Volete custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Voi sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo. Volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Con l'aiuto di Dio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Lo prometto. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Lo prometto. Angeli di Dio.
Francesco Saverio, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. San Giovanni Paolo II, siano immagine del tuo figlio, che non venne per essere servito ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunziatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni.